La situazione purtroppo è quella che vedete, questa qui è un alluvione annunciato. Questa volta, rispetto alle altre volte, siamo trovati più preparati. Non è scappato il morto e non scapperà, speriamo che non scappi. Però purtroppo le acque adesso sono ancora alte, incominciano a defluire, però ripeto, se il tempo persiste in questa maniera c'è ancora da avere paura di un ulteriore allagamento. Lei ha la casa in fondo a questa strada. E non siamo neanche riusciti ad andare, nessuno ci ha portato, non ci sono soccorsi e siamo solo noi che ci aiutiamo da soli. No, io ce l'ho qua, ho i cavalli, abbiamo un po' di pecore che sono morti, come ogni anno, ogni volta che succede è sempre un casino qua, non è che possiamo fare altro. I politici non si vedono e quello non si vede, manda aiuto a nessuno, la gente qua siamo in un deserto. È deserto netto, qua siamo inguaiati per tutto, 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 tutto. Vogliamo capire da dove può dipendere, vuol capire qualche politico di venire qua a dire che dobbiamo fare questo, questo, questo e questo. Non si vede mai nessuno, né del Comune di Bernardo, né della Regione Basilicata e né dall'alto, non si vede mai nessuno. Noi questi, io personalmente, mi chiamo D'Angelo Pasquale, c'ho un maneggio qui a Metapondo, io ho avuto 7 alluvioni, non ne ho preso una lira. Lei ha un campeggio qui? Sì, un campeggio, siamo in difficoltà, non riusciamo ad arrivare. È finito sott'acqua quante volte negli ultimi anni? Negli ultimi anni 3 volte, negli ultimi anni. Noi siamo più fortunati perché siamo un po' più alti degli altri, però come potete vedere abbiamo i nostri mezzi, questi sono di nostra proprietà, acquistati l'anno scorso dalla Protezione Civile, per riuscire a salvaguardare le nostre strutture e a fare il soccorso per quanto ci è possibile farlo. Ora il livello si è abbassato, però stiamo andando a controllare se le nostre villette, le nostre ruote dei clienti si possono salvare. Signora, lei è riuscita a entrare in casa sua? No, è da 3 giorni che siamo fuori. Non sappiamo. Non è riuscita a prendere niente? Niente, niente. Ci hanno sgombrati in un attimo. Quindi abbiamo niente, niente, niente. Quante volte è successo negli ultimi 3 anni? 3 volte. Siamo da meno di un mese, siamo il 7 di ottobre di nuovo, 2 anni fa, 2 marzo 2011, quindi ancora, ancora niente. Quando tornerete a casa, lo sapete? Non sappiamo, perché nessuno ci vuole portare, nessuno si vuole assumere questa responsabilità.